Qui siamo, agli esiti di una mutazione sociale che ha mutilato il lavoro del suo valore sociale, dinanzi ad una democrazia sempre più rattrappita e ridotta a talk show, dinanzi al clamoroso ritorno, come cuori del dibattito pubblico, dello Stato nazionale, dello Stato etico e dello Stato d'eccezione. E questo non è agghiacciante solo sul piano politico. Il quadro è buio. Adoro, nell'aria fresca prodotta dalle piante, quando non emettono anidride carbonica, spostare gli arti inferiori alternativamente uno davanti all'altro. Fare una passeggiata. Esatto, una passeggiata. Adesso però è opportuno mutare la condizione delle nostre membra affinché traggano giovamento da una condizione di ozio. Aspetta, aspetta, questa la so. Sediamoci. Sediamoci. Da dove viene questo suono piuttosto sgradevole e all'udito? È il bambino, Niki. Piccolino, ciao. Fai fare a me, gli canto una ninna nanna. Per fare un albero ci vuole un elemento organico contenuto all'interno di un frutto che è interrato opportunamente annaffiatogli dal germoglio. È il seme, di il seme, Niki. Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Un saluto a voi, testé arrivati, in codesto agglomerato di entità appartenente al regno vegetale. È il parco. Ah. Oh, che carino! Si chiama Tobia Antonio. Lei si chiama Giorgia. E lei Eva. Eva. Io sono la mamma, piacere. Piacere, sono il papà. Io sono la mamma. Io sono il papà. Piacere. Io sono il papà. E lei? E lei? Niki Vendola. Ah. Ho appena assemblato una manciata di note sperando che Morfeo lo accogliesse tra i suoi prolungamenti degli arti. Gli cantava una ninna nanna. Ah, la nostra dorme come un sasso. Lei dorme solo se in camera nostra. Noi invece abbiamo intrapreso un percorso di autodeterminazione per cui lui già dorme da solo nella sua cameretta, circondato da poster di Berlinguer, Togliatti e Gramsci. Poverino, che cameretta triste. Però gli abbiamo messo un carry-on per farlo divertire del discorso di Veltroni al Lingotto quando ha fondato il PD. Ah. Quanto ridere si fa Tobia Antonio. Certo che è dura avere un figlio, però sono tanto contenta. È così caro. Sono proprio cari i bambini. Sì, e poi il cambio del dollaro è sfavorevole, è una mattata. Sì. Comunque non c'è niente di più bello dell'avere un figlio, eh? Sì, ti senti parte di qualcosa. Sì, è bello mettere su famiglia. La classica famiglia all'italiana, quella costituita da un babbo, da un altro babbo, un ovulo norvegese, lo spermatozoo canadese e una clinica californiana. Ma dottor Vendola, lei per noi è un esempio. Anche nostro figlio è nato grazie alla maternità surrogata, sa? Ah, beh, anche a noi la scienza ha dato un aiutino. Abbiamo fatto l'eterologa. Immagino che vi avranno massacrato anche a voi. Veramente no. Non c'è stata una sollevazione sulla difesa del corpo della donna? No. Nemmeno un tweet di Salvini che vi dà degli egoisti disgustosi? Zero. No. Una Paola Binetti che di notte è venuta a suonarvi il citofono e poi è scappata. No. Anzi, ci hanno fatto tutti le congratulazioni. Sì. Quindi, scusate, alla fine ce l'hanno con noi solo perché siamo due froci. Beh, omosessuali. No, froci, quando serve la sintesi la so usare anch'io. Io allora dico no. Io dico no. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Vieni, Tobia Antonio. È giusto che tu sappia, bimbo mio, che il mondo ti aspetta ingrato e feroce. Quando sei nato eri trend topic su Twitter e oggi, dopo 3 giorni, come argomento su Facebook, sei diventato solo terzo, dietro Belen che torna con l'ex. È la finale di Masterchef. È la finale di Masterchef. È la finale dei cuochi che si alternano ripetutamente ai fornelli. È giusto che tu sappia che per colpa della mia scelta avrai contro la Chiesa e i preti ti staranno lontani.
Beh, su questo ti è andata bene. È giusto che tu sappia che non mi importa se sarai etero, gay o trans, in ogni caso sappi, figlio mio, che a 14 anni col cazzo che ti compro il motorino. È giusto che tu sappia che crescendo avrai dei problemi, ma sei un uomo libero, figlio mio, perché sappi che questo mondo si divide in due categorie di persone, quelle libere e quelle povere. E tu sei libero. Grazie!